E ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, io sono JTF Retentive e quello che vi porto oggi qua sul canale del clan è un nuovo video. Allora, innanzitutto vi voglio dire che questo gameplay è stato realizzato da Milan, si tratta di una medaglia Juggernaut fatta veramente in pochissimo tempo su deathmatch a squadre. Non si vede la medaglia purtroppo, però si vedono gli inarrestabili, perché comunque penso di aver capito che se tu fai la kill tipo con il Warden o cose del genere non ti fa vedere la medaglia Juggernaut. Questo è quello che penso di aver capito, però comunque fa 35 killstreak, si vede anche alla fine del gameplay, quindi è un juggernaut a tutti gli effetti. È fatto su Deathmatch ed è molto veloce, l'ha fatto Milan se non l'ho già detto. Innanzitutto vi consiglio di passare dal video di ieri, che è veramente bello, che purtroppo ha avuto poco feedback, ve lo lascio qua in alto a destra, perché comunque secondo me merita, è un record, quindi merita veramente tanto. Parlando un attimino dell'argomento, visto che non ho moltissimo tempo, volevo un attimino andarvi a dire che cosa ha portato di modifiche la patch di ieri sera di Call of Duty Infinite Warfare. Allora, innanzitutto è uscita la patch 1.04 che pesa tipo 850 mega, quindi se non l'avete fatta comunque non è una cosa troppo lunga da fare e ha portato comunque delle novità abbastanza sostanziali. Innanzitutto ha introdotto Infetto, che Infetto è una modalità che penso conosciate tutti. Fateci sapere se vorreste vedere qualcosa di carino fatto su Infetto, magari dei live di gruppo, qualche cosa tipo delle challenge sulla resistenza o magari provare a fare qualche sfida, tipo qualche doppia nuke o cose del genere su Infetto. Fateci sapere perché comunque penso che sia una modalità abbastanza divertente Infetto. E poi comunque ha portato le modifiche tecniche proprio del gioco. Ad esempio ha portato la schermata giocatori recenti, l'ha riportata su questo Infinite Warfare che prima non c'era. Vengono introdotte le preview delle mappe quando vai a creare una partita privata. E ovviamente ci sono delle modifiche nell'interfaccia grafica, tipo ad esempio è stato spostato dal basso verso più in alto le scritte che appaiono quando cerchi una partita. E in più nella lobby, una cosa secondo me abbastanza carina, vengono introdotte le statistiche come ad esempio rateo, rapporto vittorie sconfitte, che comunque era una cosa che tutti volevano vedere da tanto tempo e quindi è stato introdotto per forza. Poi altre cose tecniche sono state aggiunte, tipo qualche bug fissato sulle mimetiche, altri bug fix che comunque sono all'ordine del giorno in Call of Duty con tutte le patch. Comunque niente raga, qui il video sta giungendo al termine, io mi invito a raggiungere un buon numero di like, passare ai canali che trovate in descrizione, pagina Facebook e profilo Fili vari che trovate sempre in descrizione. E niente, da Retentive è tutto, ci si becca al prossimo video, bella! IGTF, ti ammazzati, ti sparati. Quando arrivo devi farmi passare.